Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Stamattina meditiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetti 15 a 19. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Parola del Signore. Come l'abbiamo notato, per tre volte Gesù ha chiesto a Pietro se lo amava. Tu mi ami, tu mi ami. E questo ci fa ricordare anche le tre volte in cui Gesù e Pietro, diciamo, ha rinnegato Gesù Cristo. Potremmo pensare il fatto di fare tre volte la domanda, il fatto che Gesù faccia tre domande a Pietro, ti invita a capire che Gesù aspettava da Pietro un amore più profondo, non un amore che si limita con le labbra, ma un amore profondo, e perciò per tre volte ha fatto capire: Ma tu mi ami? Col per dire: Ma perché mi hai rinnegato se tu mi ami o se tu mi amavi? Ma perché hai fatto così? In qualche modo, no? Ma in realtà Gesù voleva fare capire a Pietro che l'amore non si limita con le labbra, non si pronuncia con le labbra, non si vive con le labbra, ma l'amore viene dal cuore e l'amore si vive con i fatti concreti. Allora, carissimi, ci vuole un amore degno, profondo, sincero per essere amico di Cristo, per vivere un rapporto forte, intimo con Cristo. E questo riguarda l'atteggiamento di Pietro, vorrei dire, è proprio il nostro atteggiamento. Quante volte abbiamo abbandonato Gesù Cristo, l'abbiamo rinnegato, e quante volte Gesù ti diceva: Tu mi ami, tu mi ami. Ecco, Gesù sta facendo a te, mio fratello, mia sorella, questa domanda: Ma tu ami Gesù Cristo veramente? Non ci precipitiamo a dare la risposta: Sì, io amo Gesù Cristo, ma conviene entrare nella profondità del nostro cuore, di scavare profondamente, di vedere se realmente io amo Gesù. Se tu ami Gesù Cristo, quali sono i segni che dimostra che tu ami Gesù Cristo? In che modo tu pensi amare Gesù Cristo? In che modo? Ecco, carissimi, invochiamo lo Spirito Santo per illuminarci a capire meglio se realmente amiamo Gesù Cristo. I fatti devono parlare. Allora che questo spirito d'amore fa crescere in noi un amore vero, sincero per il Cristo e anche per il prossimo, perché non si può amare Dio quando si odia il suo prossimo. Che Dio ti aiuti, che Dio ti benedica, che Dio veramente semina in noi questo amore che ti permetterà di abbracciarci e di distruggere ogni frontiera, ogni limite. Che Dio sia con noi.